Champions, la squadra dell'anno, ci sono tre juventini. Champions, la squadra dell'anno, ci sono tre juventini: Buffon, Bonucci e Pjanic nei 18 giocatori scelti dalla UEFA. Il Real Madrid ha alzato la sua duodecima Champions League nel cielo di Cardiff e a due giorni dal trionfo la UEFA ha stilato la rosa della squadra dell'anno. 18 giocatori con due portieri, 5 difensori, 6 centrocampisti e 5 attaccanti, tra cui 3 rappresentati della Juventus, Buffon, Bonucci e Pjanic. 8 per il Real Madrid. Immancabili in attacco Cristiano Ronaldo e Messi, affiancati da Griezmann, Mbappé e Lewandowski. Gli osservatori tecnici della UEFA hanno motivato le scelte anche se l'evidente disparità tra le due finaliste, Juventus e Real Madrid, nel numero di rappresentanti può far discutere. Ecco la lista dei 18 giocatori, portieri Buffon, Juventus, ottime prestazioni per un vero simbolo della sua squadra. Oblak, Atletico Madrid, grandi capacità fra i pali evidenziate da un alto numero di parate. Difensori Bonucci, Juventus, una pedina fondamentale nel trio arretrato bianconero. Abbina una buona difesa alla visione di gioco e a varie soluzioni nei passaggi. Carvajal, Real Madrid, ha giocato sempre meglio con il passare della competizione. Marcelo, Real Madrid, come il compagno di reparto Carvajal, ha dato un contributo straordinario alla causa dei merengues. Sergio Ramos, Real Madrid, capitano e pilastro difensivo dei vincitori della UEFA Champions League. Godin, Atletico Madrid, il giocatore più rappresentativo della grande difesa dell'Atletico. Centrocampisti Casemiro, Real Madrid, ha dato struttura ed equilibrio al centrocampo del Real Madrid, per non parlare dei gol importanti. Kroos, Real Madrid, sicuro in fase di possesso e sempre nel posto giusto. Modric, Real Madrid, la velocità nelle manovre e l'incisività in fase offensiva hanno mantenuto ad alti ritmi il gioco del Real. Isco, Real Madrid, il centrocampista offensivo perfetto. Sa dribblare, passare e segnare in qualsiasi zona del campo. Pjanic, Juventus, fondamentale per il cammino della Juve verso la finale. Qualità di gioco dalle zone più arretrate del centrocampo. Bakayoko, Monaco, il giocatore che protegge il centrocampo di un Monaco finora straordinario. Attaccanti Cristiano Ronaldo, Real Madrid, capocannoniere per la quinta stagione e migliore in campo in finale. Decisivo per tutta la fase a eliminazione diretta. Messi, Barcellona, secondo miglior cannoniere sempre in grado di inventare il gol, per sé e per i compagni. Griezmann, Atletico Madrid, i suoi gol, i suoi scambi in attacco e la sua mole di lavoro sono esemplari per tutti gli attaccanti. Mbappé, Monaco, il miglior giovane in una squadra di giovani. Non ha mai smesso di segnare. Lewandowski, Bayern, efficace come sempre, sia in fase realizzativa che come sponda. Se il Bayern è pericoloso, è soprattutto merito suo.